Prevenire le malattie professionali e cercare di individuare le abitudini che possono favorire il sorgere di una patologia. Questo è lo scopo di una giornata organizzata da INAIL e Inca CGL a Catanzaro, nel corso della quale è stato posto l'accento sulla prevenzione e sull'informazione. Questo progetto che oggi parte con una convenzione INCA-INAIL è importante. È importante perché intanto lo facciamo in un ambito specifico come quello della sanità, quindi infortuni sul lavoro in campo sanitario. È importante perché oltre a creare una cultura diversa del lavoro e della sicurezza sul lavoro, pone l'accento sulle nuove malattie professionali che oggi non sono tabellate dall'INAIL, per cui la distribuzione di un questionario è finalizzata a che cosa? A scoprire le nuove patologie e a far sì che l'INAIL, quindi lo Stato, riconosca queste malattie professionali. Abbiamo accertato, per esempio, che il lavoro notturno, con studi che arrivano dagli Stati Uniti, dal Belgio, dall'Olanda, recano danni tumorali anche alle donne, soprattutto il tumore al seno, a coloro le quali sono interessate da turnazione notturna. Oppure, per esempio, il rischio muscoloscheletrico per gli spostamenti, carrelli oppure spostamento del paziente e così via, soprattutto in ambito infermieristico. Quello che si vuole fare in un'ottica trasversale proprio è il concetto di prevenire i rischi e quindi anche gli infortuni e le malattie professionali in ambito sanitario attraverso la distribuzione di un questionario ai dipendenti, poi ci saranno delle azioni informative e formative, oggi già parte il primo seminario, e per quanto riguarda poi l'azione divulgativa finale con Declian. L'importante però è rendersi conto che il rischio totale non può essere eliminato, però bisogna agire tutti insieme in un sistema di relazione interfunzionale anche con le parti sociali per comunque diminuirlo, fare in modo che insomma, si attui il principio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.